Stavano tornando nei loro istituti religiosi pugliesi le tre suore morte ieri sera in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada 16 nel tratto tra Candela e Cerignola nel Foggiano. Nell'incidente sono rimaste ferite altre 10 consorelle. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le suore, appartenenti all'ordine salesiano del Sacro Cuore, erano state a Formia per gli esercizi spirituali e stavano tornando nei loro istituti religiosi tra Bari, Molfetta, Barletta e Lecce, dove risiedono quando il pulmino su cui viaggiavano è sbandato, finendo fuori strada. L'incidente potrebbe essere stato causato dallo scoppio di un pneumatico. Le suore ferite sono state ricoverate negli ospedali di Foggia, Cerignola e San Giovanni Rotondo. Ricoverata al Policlinico Riuniti di Foggia anche la madre superiore, che era anche lei sul pulmino. Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e personale del 118. Sul luogo dell'incidente è stato necessario anche far intervenire l'elisoccorso. Per alcune ore il tratto dell'autostrada A16 interessato all'incidente è stato chiuso al traffico automobilistico e riaperto solo in nottata. Sull'accaduto è intervenuto Monsignor Leonardo D'Ascenzo, arcivescovo di Trani, Barletta Andria, che, esprimendo la vicinanza alla congregazione religiosa delle Salesiane dei Sacri Cuori così fortemente colpita, ha invitato tutti alla preghiera per le tre sorelle defunte e per la famiglia religiosa delle Salesiane, perché trovino in Dio forza, speranza e consolazione.